e benvenuti in un nuovo video di Celidonia Studio. Io sono Daniela Messina e oggi vi mostrerò come è nato questo piccolo elfo dei dolci del Natale, a partire da una pallina di pasta polimerica. Prima di tutto ho modellato i dolci, a partire dal biscotto. Come ormai sapete, con i gessetti morbidi per artista creo le sfumature. E con un po' di pasta polimerica bianca faccio la glassa del biscotto. Poi creo il bastoncino di zucchero unendo insieme il bianco e il rosa. Per fare le caramelle ho utilizzato della pasta polimerica transparent in varie tonalità pastello. Ho aggiunto un velo di fimo liquid prima di passarle nella sabbia decorativa bianca, che farà l'effetto dello zucchero. E quindi ho fatto una prima precottura. Da una pallina di scalpe di Living Doll nella tonalità light inizio a modellare il volto dell'elfo. Inumidisco un pennellino con dell'alcol etilico per lisciare la pasta e definire meglio i dettagli. Do vita agli occhi con due fili di pasta polimerica nera e poi passo al trucco con un po' di blush rosa. E creo i capelli con della pasta polimerica marrone chiaro. Thank you.
modello appena un accenno di corpo. Lo unisco alla testa e poi passo a modellare le braccia con la parte visibile delle dita. Da una sfoglia di pasta polimerica verde ricavo la foglia che diventerà il cappello del nostro elfo. Per creare la texture del sacchetto azzurro ho utilizzato una semplice scatola di cartone ondulato. Aggiungo del fimo liquid ai nodi del cordoncino, così da renderlo ben saldo. E poi non possono mancare i campanelli. Con un po' di fimo liquid e di scalpi di Bake & Bond aggiungo via via i dolcetti e le caramelle e rendo tutto un po' più goloso con l'aggiunta di qualche microsfera rossa. E dopo aver fatto un'ultima precottura vado ad aggiungere un po' di pasta azzurra per creare meglio l'effetto delle pieghe del sacchetto. Poi sul retro aggiungo una tasca per creare un po' di magia. Faccio la cottura finale e aggiungo polvere di fata, stelline e un messaggio speciale. Ed ecco che finalmente il nostro elfo è arrivato dal mondo delle fate per rendere più magico il Natale degli umani. Il video è terminato, ma se volete incontrare le fate di Celidonia e l'umana che le modella, vi diamo appuntamento il prossimo 16 dicembre a Roma. Questa che vedete è la locandina della nostra piccola micro mostra. E nell'info box qui sotto trovate il link con tutte le informazioni. Grazie per averci seguito fin qui. Ci vediamo a Roma o al prossimo video. Ciao!